Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo come fare l'aggiornamento firmware della FlySky a 8S. Grazie a questo aggiornamento saremo in grado di visualizzare il segnale RSSI nell'USD di Betaflight, caratteristica assente nel firmware originale. Per poter fare l'upgrade ci servirà un programmatore e SETI-Link V2, in descrizione vi lascio il link su dove trovarlo. Ora scarichiamo tutti i file che ci servono, partiamo con i driver del programmatore. Scarichiamo l'utility per il flash. Ed infine scarichiamo il firmware della A8S. Possiamo scegliere quello con l'RSSI sul canale 8 o quello con l'RSSI sul canale 14. Io scarico quello con RSSI su canale 14. Come sempre trovate tutti i link di questi file in descrizione. Dopo aver scaricato tutto, estraiamo gli archivi e cancelliamo i file zip perché non ci servono più. Partiamo installando i driver del programmatore. Se il vostro sistema operativo è a 32 bit, scegliete questo file. Il mio sistema è a 64 bit, quindi scelgo questo file. Adesso eseguiamo l'STM32 e SETI-Link Utility. Si tratta del software per fare l'upgrade del firmware. Ora ci serviranno 4 cavi con connettore servo che andranno saldati nel ricevitore, nei pad CLK, DAT, GND e 3.3 V. Dopo aver saldato i fili nel ricevitore, siamo pronti per fare il collegamento con il programmatore, utilizzando i pin qui in basso. Quindi colleghiamo l'SV CLK con il CLK, l'SVDO con il DAT, il GND con il GND e il 3.3 V con il 3.3 V. Colleghiamo il programmatore al PC e avviamo l'utility. Quindi clicchiamo su Connetti. Dopo andiamo su Open File e selezioniamo il firmware che abbiamo scaricato. Infine clicchiamo Program Verify, lasciamo tutto così e clicchiamo su Start. Una volta terminato il processo, l'aggiornamento firmware è completato. Possiamo cliccare su Disconnetti. Una volta rimossi i fili, possiamo rimettere il termorestringente. Ricordate che è necessario effettuare nuovamente la procedura del bind. Ora avviamo Betaflight per configurare la ricevente. Per prima cosa, assicuratevi che in configurazione l'RSSI analogico sia disattivato. Se lo attivate, non sarete in grado di utilizzare l'RSSI della A8S. Ora andiamo in receiver. Come notate, l'AUX 10, che corrisponde al canale 14, ha un valore di 2000 circa, che è appunto l'RSSI. Adesso andiamo in RSSI Channel e scegliamo AUX 10. Quindi clicchiamo Save. Per finire, nel tab USD non dimentichiamoci di attivare il valore RSSI. Questo era il mio tutorial su come aggiornare il firmware della A8S. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.